Carissimi, in questa solenne celebrazione sentiamo come particolarmente vicino a tutti noi San Carlo Borromeo. È presente con le sue spoglie mortali, ma ancor più con il dono della sua preghiera, con la luce della sua parola, con la forza del suo esempio. In lui troviamo, come dice la liturgia, uno specchio di vita e un modello di giustizia. E in questo specchio luminoso desidero oggi soffermarmi con voi, con fratelli sacerdoti, a contemplare la povertà evangelica del Borromeo. Dalla storia sappiamo l'importanza e la ricchezza della sua famiglia, ma anche come San Carlo seppe rinunciare a molti dei privilegi che gli erano dovuti per mettersi al servizio della Chiesa, nel segno di una vera e grande libertà anche di fronte ai beni materiali. Penso alla drastica riduzione operata nella sua corte personale dopo la morte del fratello, con la rinuncia a molti dei domestici e dei cavalli a lui assegnati. Questi gesti, certo molto lontani dalla nostra sensibilità attuale, suscitarono scandalo nell'alta società romana del tempo. Sì, troppo severamente viveva quel cardinale, nipote di un papa. Fu soprattutto divenendo sacerdote che San Carlo sentì vivo il desiderio di seguire il Signore nella via della povertà e dell'umiltà. Mi viene spontaneo guardare alla Basilica di Santa Prassedi in Roma, dove ancora oggi è conservata la tavola utilizzata dal Santo per sfamare i pellegrini che si recavano nella città eterna per l'anno santo del 1575. Testimoni del tempo ci riferiscono di aver visto in quei giorni il santo cardinale pellegrinare scalzo, come la gente più povera,
dando un esempio di semplicità di vita che suscitò l'ammirazione, anzi l'imitazione degli altri cardinali e dello stesso Papa Gregorio XIII. Povertà, quella del Borromeo, intrecciata con la carità, con il dono delle sue cose, di se stesso, ai tantissimi bisognosi che quotidianamente incontrava. Sono davvero numerosi gli esempi e gli atteggiamenti di vita nel santo in questo senso. Ci basti una sola citazione, tratta dall'elogio funebre fatto dal Panigarola. Della ricchezza Carlo conobbe soltanto ciò che un cane riceve dai suoi padroni: acqua, pane, paglia. Ma dove sta il segreto della povertà di San Carlo? Lo troviamo guardando al suo essere sacerdote. Egli infatti visse il distacco dai beni non solo come un momento della propria ascesi personale, ma anzitutto come atteggiamento sacerdotale, atteggiamento richiesto per riversare sui fedeli a lui affidati, per usare di nuovo le parole della liturgia, quel fuoco di carità immensa che è proprio del solerte pastore. Del resto, San Carlo ritornò più volte nelle sue omelie su questo necessario legame che deve intercorrere tra il sacramento dell'ordine e la povertà, tra il sacerdozio e questa virtù, meglio, questa beatitudine evangelica. Così, ad esempio, in una omelia rivolta agli ordinandi, commentando un brano del Levitico in cui si elencano i difetti che impediscono di diventare sacerdoti, l'arcivescovo vi legge la sobrietà di vita, sobrietà richiesta per diventare e poi per essere sacerdoti. Il sacerdote, dice, non deve assomigliare a quel gobbo sulla schiena che è l'uomo intento solo alle occupazioni materiali. E poi Borromeo paragona le piaghe purulente, di cui parla sempre il testo sacro, all'azione devastante dell'avarizia. Questa, dice testualmente, insinuandosi all'inizio nell'animo con un dolce desiderio delle ricchezze, invade e contamina poi tutte le energie dell'anima in modo così virulento da finire per essere quel detestabile vizio che l'Apostolo Paolo definisce
idolatria. Impegnato nel realizzare il progetto di riforma del Concilio di Trento, rinnovare il clero per rinnovare tutta la Chiesa, San Carlo nei diversi sinodi provinciali si sofferma più volte sulla povertà di vita dei preti. Così, nelle Moniciones del quarto sinodo provinciale dice: «Non siete mercanti del mondo, non ministri di Mammona, ma trafficanti di Cristo», e subito precisa l'attenzione dei sacerdoti circa l'uso dei beni ecclesiastici, dicendo: distribuiti i beni della Chiesa a coloro che sono le viscere d'amore di Cristo, e cioè ai poveri, ai pellegrini, alle vedove, ai bambini, ai sofferenti, ai carcerati. E la Chiesa, sorta da questo coraggioso progetto pastorale, è quella di una comunità aperta alla carità, che sotto San Carlo è diventata la Chiesa di Milano, una Chiesa con 24 associazioni benefiche che aiutavano circa 100.000 poveri e con ben 32 istituzioni, case ed ospizi destinate a provvedere nei modi più diversi ai bisognosi. E così, se vogliamo seguire l'esempio di San Carlo, dobbiamo interrogarci anche noi, oggi, sul significato di una povertà evangelica posta al servizio di una Chiesa animata dalla carità. Una domanda questa che sollecita anzitutto noi sacerdoti, chiamati a vivere la povertà specifica del nostro ministero. Certo, nella Chiesa tutti i fedeli sono chiamati alla povertà, sia pure in modi e gradi differenti tra loro, come avviene per il monaco o l'eremita o il laico sposato. Ma è altrettanto vero che al presbitero è donata come grazia e come impegno una forma propria di povertà, che peraltro riceve una luce più grande al suo rimanere inserita nel cammino evangelico comune di tutti i battezzati. Infatti, una è la Chiesa discepola di Cristo povero. Soffermiamoci ora a considerare la povertà, partendo dal fatto che la nostra vita di sacerdoti è stata ed è segnata dallo sguardo d'amore di Cristo. È uno sguardo che ci ha resi liberi, liberi per seguire il Signore, imitando così i primi discepoli che lasciarono tutto e lo seguirono. E noi seguiamo Gesù, il buon pastore, colui che dà la vita per le pecore. A questo dunque siamo chiamati a fare della nostra vita un dono, con un atto di libertà che non calcola ciò che lascia, ma si stupisce per essere stato chiamato a tanto. In realtà, solo con il coraggio che nasce da una grande libertà interiore possiamo seguire il Signore e relativizzare tutto a Cristo, disponendoci anche ad essere poveri come Lui volle esserlo. Così manifestiamo che solo in Cristo noi preti riponiamo tutta la nostra fiducia e speranza. Solo per Lui noi spendiamo la nostra vita. Non riconosciamo altro Signore all'infuori di Lui. E così, come discepoli liberi e poveri, possiamo aprirci
e coinvolgerci pienamente ad accogliere la missione di servire e di annunciare il Vangelo. È vero, il Vangelo non manifesta disistima, non chiede il rifiuto dei beni economici. Vuole però che questi siano sottoposti di continuo alla signoria di Dio e ai bisogni del prossimo. Non potete servire a Dio e a Mammona. Vanno allora ridimensionati questi beni. Sono un mezzo, non un fine. Il loro scopo è di servire, non di asservirci. Ma ci chiediamo, è facile vivere la povertà? No, non è facile. Per questo abbiamo tutti bisogno di un cammino spirituale, di una costante vigilanza e soprattutto di una grande apertura alla grazia di Dio. Ma come l'esperienza ci insegna, se ci impegniamo a sciogliere il cuore dai legami dei beni materiali, potremo sperimentare una gioia più profonda per la libertà guadagnata e potremo aprire uno spazio interiore nuovo che verrà colmato da una disponibilità più grande nel dono di noi stessi e delle nostre cose, sia nell'assumere e vivere il nostro ministero, sia nel rapporto con i nostri fedeli. Il nostro vissuto sacerdotale diventerà allora l'espressione di una vera carità pastorale. Thank you.